Ebbene, cari amici web telespettatori e anche amici web radioascoltatori che ci ascolterete, un ben ritrovati per quest'altro appuntamento assieme con questa serie di incontri che stiamo cominciando a fare per Science Web Network riguardante appunto degli appuntamenti che abbiamo qui presso il Centro del Libro, questa libreria a Treviso, con presentazioni di alcuni libri. Ho il piacere questa volta di avere con noi la dottoressa Francesca Meneghetti. Buonasera, Buonasera, dottoressa, grazie. grazie a lei, benvenuta qui in Science Web Network, che vi ricordo essere una Science Web TV e Science Web Radio in www.sciencewebradio.net, che è il nostro blog, dove peraltro potrete anche vedere questa intervista. Parliamo di questo libro, cara dottoressa, che ho qui in mano e che faccio appunto vedere ai nostri cari amici telespettatori, che si intitola Di là del muro, il campo di concentramento di Treviso, 1942-1943, appunto di Francesca Meneghetti, chiedo scusa, Istresco, come editore, appunto. Io lascio subito la parola alla dottoressa, che ci illustrerà, partendo, io direi, dal titolo di questo libro molto interessante, ed è una curiosità davvero anche mia personale, perché forse anche per l'interesse mio storico mi incuriosisce subito sapere questa cosa che non tutti, credo, sappiamo, anzi penso nessuno, anzi è stata proprio dimenticata e mai detta, che qui a Treviso appunto c'era questo campo di concentramento. Prego, dottoressa. Grazie. In effetti è un argomento molto poco noto e soprattutto un argomento che è stato volutamente o involontariamente rimosso dalla coscienza della città. Alcuni studi, piccoli studi usciti in precedenza su questo argomento, avevano una titolazione diversa. Si parlava di campo di concentramento di Monigo, seguendo con ciò anche la denominazione che era stata assegnata a questo campo dalle autorità militari. Una scelta come quella di ribattezzare il campo e parlare di campo di concentramento di Treviso ha avuto evidentemente un significato preciso. Era quello di ristabilire il rapporto diretto tra questa realtà e la città. La città comporta il coinvolgimento di una serie di istituzioni, autorità politiche, autorità militari, l'ospedale, la chiesa e quant'altro. È una città che aveva qualche decina di migliaia di abitanti a quell'epoca. Il campo distava dal cuore della città poco più di 3 km in linea d'aria. Monigo non esiste come paese autonomo, è un borgo di questa città. Però era più comodo parlare di campo di concentramento di Monigo per allontanare in qualche modo l'idea di questo evento con altre memorie cittadine. Il titolo del libro in qualche modo si comprende meglio se noi andiamo a esaminare, a ripercorrere in qualche modo la struttura del volume stesso. Una prima parte ha come titolo Approccio all'argomento, perché si riferisce a tutta la situazione della ex Jugoslavia, nella quale ha avuto genesi la deportazione di questi civili nel campo di concentramento di Treviso, come in altri campi italiani. Va detto infatti che all'interno di questo campo c'erano civili sloveni, croati e in parte montenegrini. Questo è un argomento che non ho trattato direttamente con accesso diretto alle fonti, ma basandomi sugli studi di altri. Però era importante perché dal punto di vista storico bisogna sempre interrogarsi sul perché sono accaduti determinati eventi. Poi si entra nello specifico e quindi il libro si articola in due parti, di là del muro e di qua del muro. Di là del muro significa che cosa c'era entro la cerchia delle mura ricoperte da reticolato che delimitavano la caserma Cadorin e che accoglievano questi civili, questi poveretti. In molti casi, la maggior parte dei casi del tutto innocenti, si parla di persone ultra novantenni, di bambini, di donne incinte, persone di ogni età. La seconda parte del libro invece è intitolata Di qua del muro e ovviamente si pone il problema di capire come la città, con le sue diverse articolazioni, reagisse a questo
a questo fenomeno che certamente non aveva scelto di avere nel proprio seno, perché la decisione di destinare a Treviso queste persone dipendeva dalle autorità militari, dagli alti autorità militari, però la città nel momento in cui si trova ad avere questo corpo estraneo, questa sorta di enclave slava nel proprio seno, deve anche prenderne atto e reagire di conseguenza. Direi davvero molto interessante, e poi io personalmente ho un interesse particolare per queste cose perché mi toccano nel profondo della sensibilità, perché come dico sempre, permettetemi e mi permetta dottoressa questa magari mia divagazione personale, questi temi li trovo sì interessanti e anche toccanti, perché penso sempre a quello che umanamente possono aver vissuto queste persone, noi veramente non ci rendiamo conto. Io ci penso sempre che tempi duri sono stati da un punto di vista psicologico, fisico, morale e anche naturalmente dal punto di vista umano vivere quei tempi. E il mio timore è che ritornino, come, perché la storia è anche un po' ciclica, certo spero che non succeda, non accada mai, perché vedo che l'uomo spesso non fa tesoro delle esperienze storiche e ricade sempre nei soliti errori. E quindi sapere che anche questo c'era e c'è stato qui nel nostro territorio ed è stato naturalmente tenuto nascosto evidentemente per tutto questo tempo, e quindi la ringraziamo anche per il suo lavoro, per aver riportato alla luce un pezzo di storia importante da non dimenticare, proprio per la crudeltà che l'uomo può avere. E io ripeto, veramente penso che un'esperienza così forte nella vita di una persona è, credo, impossibile, sia impossibile poterla dimenticare. La notte, secondo me, queste persone hanno avuto ancora per anni, ancora oggi, sogni. Penso che già noi, nel nostro vissuto quotidiano, facciamo una vita completamente diversa rispetto a questa da allora. Abbiamo i nostri incubi, paure. Non oso immaginare cosa possano avere e aver avuto coloro che hanno vissuto queste forti esperienze, davvero traumatiche e drammatiche, anche perché strappati dalle loro terre, dalle loro famiglie, come diceva lei, dottoressa, senza alcuna colpa, almeno è imposto poi militarmente dall'alto anche agli stessi abitanti di una città che subisce poi questo tipo di, diciamo così, di angherie e di anche, diciamo così, violenza sul territorio, perché viene imposto questo tipo di campo di concentramento in un luogo che magari storicamente non ha nulla a che vedere con tutto quello che l'uomo militarmente sta facendo. Quindi davvero grazie per questo interesse, e io naturalmente consiglio questo libro ancora una volta, sarà un mio interesse personale, emotivo e naturalmente umano, Di là del muro, il campo di concentramento di Treviso 1942-1943 della dottoressa Francesca Meneghetti. Vorrebbe aggiungere altre due cose, dottoressa, la chiamo in causa di nuovo, perché sì, mi dispiacerebbe lasciarla un po' così. Un'informazione che è doverosa, non era un campo di concentramento equiparabile a quelli del nazismo. Certo. Appartiene al fascismo monarchico, cioè alla fase che precede l'8 settembre del 43, è diversa dai campi gestiti dalla Repubblica Sociale Italiana in combutta con i tedeschi e che servivano per il transito degli ebrei verso i campi di sterminio in Germania. Certo. E tuttavia, benché non fosse un campo istituzionalmente concepito per lo sterminio, ha prodotto 200 vittime, circa in gran parte bambini, e la cui causa di morte è la denutrizione, come risulta dai verbali registrati nelle analisi autoptiche, nelle autopsie. E di queste persone Treviso ha perso anche i corpi. Quando nel 65 è venuta la delegazione slovena a portare un fiore ai propri cari, non hanno trovato nulla. Pazzesco, non commento personalmente perché si commenta già da solo. Dottoressa, io la invito anche a parlare, perché so di un'associazione di cui anche lei, se non erro, fa parte. Se vuole appunto naturalmente promuovere e far conoscere anche l'associazione e dirci anche di cosa si occupa, e naturalmente anche ai nostri cari amici web telespettatori e web radioascoltatori come poterla eventualmente contattare con i recapiti anche via internet. E le lascio quindi l'ultima parola, sì, e dopo ci salutiamo. Grazie, la ringrazio per questa domanda, perché questo mi consente di sdebitarmi con l'Istresco, e questo appunto è il nome di questo istituto, che ha sostenuto le,
le spese vive e l'editing di questo, la pubblicazione di questo lavoro. L'Istresco è un'associazione che ha 20 anni, proprio quest'anno fa 20 anni, significa la sigla Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea della Marca Trevigiana. È partita con lavori inizialmente incentrati sul tema della resistenza, ma poi ha allargato il proprio raggio d'azione, in particolare prendendo in considerazione il tema della soggettività popolare. È un istituto che lavora su basi volontarie e questo lavoro è stato possibile anche a un prezzo così, di edizione così basso rispetto al numero delle pagine, 20 euro per circa 400 pagine con illustrazioni, proprio perché anche l'editing e tutto il lavoro precedente è stato fatto su basi volontarie. E credo sia un istituto che per l'attività soprattutto didattica rivolta verso le scuole, per tante relazioni che ha saputo stabilire con le istituzioni, meriti un certo riguardo. Hai un sito che è www.istresco.org e anche su Facebook. Molto bene, molto molto bene. Quindi chiudiamo qui questa nostra intervista o chiacchierata, come mi piace dire, con la dottoressa Meneghetti. Vi ricordiamo appunto www.istresco.org, che è questa associazione che ringraziamo per questo bellissimo lavoro che è Di là del muro, il campo di concentramento di Treviso, 1942-43, della dottoressa Francesca Meneghetti, appunto dall'Istresco. Ricordo ancora la libreria Centro del Libro, ringrazio Giorgio che è qui con noi per la disponibilità, naturalmente anche lui penso che sia contento di averci qui, e vi ricordo che lo trovate appunto in via Paolo Veronese 14/16 a Treviso, in zona fiera. Come contattare il Centro del Libro, anche per sapere se vi sono poi altri appuntamenti, altre cose, presentazioni, o comunque per venire anche a trovare il Centro del Libro, potete chiamare al numero 0422 580193, oppure tramite l'email info@centrodellibro.it. Bene, dal vostro Gianluca per Science Web Network per quest'altro appuntamento assieme è davvero tutto. Vi aspetto sempre in www.sciencewebradio.net, che è Science Web Radio e Science Web TV. Alla prossima, ciao! Grazie.